One Podcast. Vedendomi in difficoltà, una signora si è avvicinata a me chiedendomi appunto cosa stessi facendo, così, e mi ha aiutato in questo gesto. Mi ha suggerito di provare con la sinistra, così che anche lei potesse mettere la mano sopra di me e aiutarmi insieme ad innescare, cioè ad accendere la candela votiva. E così si è fondamentalmente accesa la candela con l'ordigno all'interno. Io sono Marco Maisano e questo è Fantasma, il caso una bomber. Un'inchiesta che portiamo avanti da più di un anno per riportare l'attenzione sul caso, tuttora senza colpevoli, che tra la metà degli anni 90 e i primi del 2000 ha gettato l'Italia nel terrore. Ti faccio una rivelazione gratis e spero che ti piaccia. Io credo forse di averlo anche visto, questo giovanotto. Forse mi ci sono trovato a tu per tu. Sì. Cioè, potresti aver visto una bomber negli occhi. È l'esplosivista Danilo Coppe che, proprio quando sto per staccare il microfono alla fine della nostra chiacchierata su una bomber, mi racconta questa storia inquietante. Guarda, c'era stata una proiezione di un film che mi riguardava a Pordenone. Era il film che raccontava la storia di un ecomostro che ho demolito a Castel Volturno e quindi girava per i cinema d'essai d'Italia. Pensai di far cogliere l'occasione di questa proiezione per provocare il bombarolo friulano dicendo: questa sera o domani sera verrà trasmesso un film che parla di come si usano bene gli esplosivi, a differenza di un coglione friulano che invece li usa in modo criminale, negativo. E questo messaggio poteva provocare l'uomo e quindi farlo venire al cinema. Una trappola. Una trappola. Questa trappola non è stata allestita nella maniera adeguata, ma ciò nonostante io ho avuto la sensazione che lui si sia venuto a vedere questo film. Ma hai avuto la sensazione, nel senso tu eri lì presente. Ero presente perché mi era venuto lo scrupolo di coscienza di dire: metti che la trappola lui abbocca e per far vedere che è più intelligente di noi, mi va a trappolare una seggiola del cinema, in modo che si ferisce qualcuno o prima o dopo la proiezione. Quindi mi era venuto lo scrupolo, all'ultimo momento da Parma sono andato a Pordenone e ho ispezionato prima e dopo le poltrone. E in quale momento tu pensi di averlo visto? Prima della fine del film, una persona, appunto questo soggetto, si è alzato. Appena finito il film, durante la sigla, è uscito. Io ero proprio fuori dalla porta. Sapete che tutti i cinema hanno il tendone Sì, oscurante, quello no? rosso. Mi ero messo stupidamente proprio appoggiato al muro di fianco al tendone. E questa persona che è uscita così di corsa che mi è venuta addosso e non ha mai alzato lo sguardo, aveva lo sguardo basso e c'era un caldo allucinante che si stava a fatica a stare con un Apollo e lui era con una felpa, col cappuccio tirato su, dentro al cinema, è uscito così, con zainetto tattico sulla schiena, mi ha urtato, non ha alzato lo sguardo per vedere chi stava travolgendo, uscendo, cosa che mi è sembrata molto strana. Dopodiché, con una falcata da Jacobs, ha attraversato tutto il piazzalone ed è scomparso nei vicoli. Io poi ho provato a guardare dove andava per vedere se aveva un'auto parcheggiata, avrei preso la targa. Invece, a piedi, ha attraversato tutto sto piazzalone e si è infilato fra i borghetti di Ma Pordenone, correndo? correndo. Era moro, butterato, cioè aveva i postumi di un'acne feroce, riccioli sparati color nero corvini, sparati dalla fronte che gli usciva dal cappuccio della felpa. Magro, molto magro. Età più o meno? All'epoca poteva essere dai 25 ai 30 anni. E tu hai riferito questa cosa? Ovvio. Però l'orario di questa azione era fuori dall'orario di lavoro di tutti e quindi non avevamo un sostegno per poter seguire questa persona. Un identikit dopo l'hai fatto di questa No, non mi è persona. stato richiesto. Non ti è stato richiesto. È un po' un errore questo. Uno dei tanti, dai. Quello che descrive Danilo Coppe è un identikit completamente diverso rispetto a quello di Francesca Girardi, la bambina vittima dell'attentato sul Greto del Piave. Come sempre in questa storia oscura, le versioni non coincidono, anzi, sembrano contraddirsi a vicenda. Una bomber è un giovane di 25-30 anni oppure un uomo più adulto?
è brizzolato e con pochi capelli, come dice la Girardi, o ha una folta capigliatura riccia, come sostiene Coppe? Sono le stesse domande che si pongono anche gli inquirenti, sfiniti, confusi e ormai divisi nelle quattro procure delle province colpite dagli ordigni di una bomber. Ed è proprio il terribile attentato a Francesca Girardi della primavera del 2003 che cambia tutto. Il fatto che per la prima volta una bambina sia rimasta gravemente ferita ha causato una reazione emotiva a livello nazionale, che coinvolge anche le istituzioni centrali, forzando il Ministero degli Interni a creare un unico superpool che coordini le indagini. Fino a quel momento, infatti, le informazioni non sempre venivano condivise in maniera fluida e trasparente tra le quattro procure di Venezia, Pordenone, Udine e Treviso, perché ognuna, in fondo, era desiderosa di beccare per prima una bomber, e questa lotta intestina non faceva che rallentare i lavori. Si decise di semplificare il quadro ipotizzando l'ipotesi di terrorismo, perché l'ipotesi di terrorismo consentiva di concentrare alla procura distrettuale l'indagine e sottrarla alle procure circondariali. A ricordarlo è Luca Marini, all'epoca dei fatti sostituto procuratore di Venezia. Non si poteva concentrare in una procura sola perché gli eventi erano a cavallo tra il distretto di Trieste e quello di Venezia, e quindi fu fatta l'indagine bicefala coordinata. Per supportare però con un minimo di unicità di polizia giudiziaria l'aquila bicipite di questa indagine, fu creato il pool all'iniziativa del Ministero degli Interni. Questo superpool comprende 40 agenti delle forze dell'ordine, che a partire dall'attentato a Francesca Girardi vengono impiegati a tempo pieno nelle indagini su una bomber. Un dispiegamento di forze massiccio che può contare anche sulla collaborazione dell'FBI per cercare di trovare al più presto dei possibili sospettati o almeno delle piste concrete che finora non sono mai emerse. Ma in pratica, a cosa serve il lavoro di questo superpool? In cosa consiste esattamente la collaborazione centralizzata tra le quattro procure? Beh, intanto a confrontarsi costantemente e ad avere un accesso immediato alle informazioni, che prima invece erano a disposizione della singola procura che le aveva raccolte. E poi, soprattutto, il superpool permette di incrociare ogni dettaglio investigativo, anche il più insignificante, e di provare a creare un quadro coerente in cui inserirlo o scartarlo. È il momento, questo, in cui nasce il famoso database di una bomber, che partendo da centinaia di migliaia di dati, in qualche mese permette agli inquirenti di restringere sempre di più il campo dei sospettati. Come una rete da pesca dalle maglie sempre più strette, che mira ad arrivare a quella singola preda che sembra imprendibile da quasi 10 anni. È un lavoro enorme. E anche solo ricostruirne i passaggi che ascolterete tra qualche secondo è stato molto complicato. Dunque, l'elaborazione del cosiddetto database una bomber viene effettuata seguendo un rigoroso percorso investigativo. Innanzitutto si parte dalla certezza, ormai assodata, che il bombarolo sia un maschio. Una certezza che deriva sia dal profilo psicologico, sia dagli accertamenti oggettivi sulle tracce di DNA trovate nell'uovo bomba del 2000. Il secondo passaggio consiste nel combinare le possibili caratteristiche anagrafiche con quelle geografiche. Insomma, capire quanti anni potrebbe avere una bomber e dove potrebbe vivere. Gli inquirenti decidono di prendere in considerazione tutti i maschi nati tra il 1935 e il 1975 e che nel biennio 1994-1995, periodo questo in cui esplodono i primi ordigni, fossero residenti nei comuni di Pordenone, Sacile, Aviano e Azzano Decimo. Come diceva il sostituto procuratore di Pordenone, Simone Purgato, se ricordate, sono infatti i primi attentati che identificano davvero i luoghi d'origine del bombarolo e non quelli successivi, che potrebbero derivare dalla necessità dell'attentatore di allargare il suo campo d'azione al di fuori della provincia di Pordenone per distogliere l'attenzione delle forze dell'ordine dalla sua tana. Dall'incrocio di questi criteri investigativi si arriva a una prima scrematura. I potenziali una bomber sono 98.500 soggetti. Decisamente troppi.
Il secondo passaggio è quello di prendere queste 98.500 persone e incrociarle con il profilo geografico elaborato dall'FBI relativo al periodo che va dal 94 al 2003. Questo serve a escludere tutti i maschi residenti nella zona che magari si sono trasferiti altrove durante questo periodo. Una bomber non è uno di passaggio, è un uomo che è nato e vissuto sempre tra questa manciata di comuni. E anche la presunta zona di residenza del bombarolo viene ancora più ristretta, limitandosi per tutto il periodo degli attentati alla città di Pordenone e ad alcuni comuni limitrofi. È un'ulteriore scrematura che porta il numero dei sospettati a 38.500 soggetti. Ancora troppi. Il terzo passaggio prevede l'incrocio di questi individui con i clienti del centro commerciale MZ di Pordenone. Ma perché proprio l'MZ? Innanzitutto perché è uno dei luoghi in cui una bomba era già colpito. È lì che il 2 settembre del 2002 un tubetto di bolle di sapone è scoppiato in mano al piccolo Claudio Cicalò. E poi perché è l'unico supermercato della zona che vende pile elettriche marca Kingsell, utilizzate dal bombarolo per il confezionamento di ben 4 ordigni. Gli inquirenti hanno quindi la certezza che una bomber sia un cliente abituale dell'MZ. Per questo hanno installato un sistema di rilevazione delle targhe nel parcheggio del centro commerciale per confrontare i proprietari delle auto con i 38.500 soggetti rimasti. Un lavoro sfiancante. Il risultato permette di ridurre ancora il numero. I potenziali una bomber sono 10.606. Tutti individui che, riassumendo, hanno le seguenti caratteristiche: sesso maschile, età compresa tra i 30 e i 70 anni, residenza nella provincia di Pordenone tra il 1994 e il 1995, attuale residenza nell'area geografica indicata dall'FBI dal 94 al 2003, cliente abituale del supermercato MZ di Pordenone. Rispetto ai quasi 100.000 soggetti emersi dalla prima scrematura del database, averne ora 10.000 può sembrare quasi un successo. Ma ancora non basta, sono troppi. Per questo si cerca di restringere ancora di più le maglie di questa gigantesca rete investigativa. Di questi 10.606 sospettati si prendono in considerazione i dati di pagamento delle carte di credito per capire chi tra loro frequenta abitualmente l'ipermercato Il Continente di Portogruaro, oggetto di diversi attentati, i supermercati Lidl di Pordenone e Azzano Decimo, dove sono in vendita pile stilo marca Aerosel utilizzate nell'attentato del Duomo di Cordenons, e infine la catena di supermercati Il D, sempre di Pordenone e Azzano Decimo, dove si vendono pile utilizzate in altri ordigni. Tra cui quello che il 2 aprile del 2004 viene scoperto da un'addetta delle pulizie nella chiesa di Sant'Agnese di Portogruaro, nascosto dentro il cuscino di un inginocchiatoio, e che sarebbe dovuto esplodere il giorno di Pasqua. Infine, tra i 10.000 soggetti rimasti, viene anche considerato chi di loro è in possesso di un titolo di studio, ottenuto tra il 1970 e il 1990, a indirizzo tecnico-scientifico, compatibile con le nozioni dimostrate da una bomber per l'assemblaggio dei suoi ordigni. Questa incredibile mole di dati incrociati permette agli inquirenti di restringere i sospettati a meno di 1.000. Ora possono finalmente braccarli da vicino. Appostamenti, pedinamenti e soprattutto perquisizioni. Il Superpool ne ha in programma 800. Azzano Decimo è un paesino di 15.000 abitanti in provincia di Pordenone. Strade curate, giardinetti in ordine, cani tutti al guinzaglio. Qui le regole si rispettano. Non si urla, si guida piano e se proprio vuoi vociare, come si dice, vai al bar. Per chi è del posto, Azzano Decimo è chiamato semplicemente Azzano. E anche volendo scriverlo, invece di decimo basta una X romana. Qui fan tutti così. Da queste parti, a sentir le persone, si vive proprio bene. Si è in campagna, ma in fondo si è anche vicini alla città. Pordenone è a meno di 20 minuti d'auto. Tutto è così perfetto e allo stesso tempo così fragile. Chi è di qui lo sa. Basta poco perché quel silenzio nelle strade si trasformi in un boato. È già successo, meglio non pensarci troppo.
anche se tutti, un po' sottovoce, continuano a chiederselo. Chi ha messo quelle bombe? Due ne sono esplose proprio in paese. E poi tutte quelle intorno, per strada, nei supermercati, nelle chiese, nei cimiteri. L'ingegner Elvo Zornitta ha 47 anni, è sposato e ha una figlia di 8 anni. Vive in una villetta a schiera, di quelle con il cancellino e il giardino davanti alla porta. L'ingegner Elvo Zornitta vive proprio ad Azzano Decimo. Un uomo per bene, di quelli che parlano poco e che scelgono con cura le parole. L'unica stranezza che possiede è forse il suo nome, è così poco diffuso. È un nome senza un santo, è adespota. Evidentemente nessun elvo nella storia ha mai fatto miracoli. E lei mi scusi, ingegnere, che lavoro faceva in quel periodo? In quel periodo io ero responsabile della progettazione di un piccolo centro di ingegneri e periti che lavoravano per conto terzi. Quindi progettavamo per la Zanussi, per l'Ariello, per la De'Longhi, per altre aziende. Che cosa facevate in azienda? Qual era il prodotto? Il nostro prodotto era il più vario. Qualsiasi elettrodomestico noi potevamo metterci le mani e progettarlo in maniera che fosse ergonomico, in maniera che fosse utilizzabile al meglio. Lei, ingegnere, è un ingegnere aeronautico. Aeronautico, ok. La sua routine qual era? Io sono sempre stato abbastanza pantofolaio, quel genere di uomo che ama trascorrere un tempo in ufficio, ovviamente quando è il momento, e il resto a casa. Non frequento tanto né bar né altri locali. Mi dedico molto alla riparazione di piccoli oggetti casalinghi e via dicendo. Quindi lei la mattina si alzava? Mi alzavo normalmente verso le 7, 7:15, andavo in ufficio, che in quel periodo lavoravo per fortuna anche vicino, prendevo servizio alle 8, terminavo alle 18 e poi mi ritornavo a casa. Cena, film, letto. Più o meno sì. Il 26 maggio del 2004 alle 6:45 del mattino, questo ritmo regolare, monotono, pacifico, viene interrotto per sempre da un suono semplice che proprio per la sua banalità appare ancora più sinistro. Erano le 6:45, 6:44, sento suonare il campanello, io sono a letto, mi sveglio. Questo suono del campanello è insistente, tanto vero che scendo in pigiama e ciabatte e vado ad aprire la porta, vedo che sul cancello ci sono delle persone e chiedo che cosa vogliono. Mi dicono di avvicinarmi, mi avvicino senza avere nessuna paura. Persone in divisa? No. In abito civile. Avvicinandomi al cancello vedo che ci sono 4 macchine e poi è arrivata una quinta ferme davanti al cancello. E le persone sono un numero congruente, sono state una dozzina. Mi avvicino, mi mostrano un mandato di perquisizione e mi dicono per favore apra il cancello. Apro subito perché non avevo problemi. Ma lei cosa ha pensato? Ma francamente non lo sapevo subito cosa pensare. Ma lei non si è fatto, cioè non ha pensato, ma questi che vogliono con un mandato a casa mia? Ma, al momento io francamente non mi sono neanche posto quel problema, ero così sorpreso e sbalordito di tutto che francamente ho lasciato che l'evento capitasse senza preoccuparmene. L'unica cosa che appena sono entrato in casa ho chiesto, sentite, c'è mia moglie e mia figlia che si devono ancora alzare, per favore aspettiamo 5 minuti che si alzino e che si vestano. E lei non ha chiesto cosa state cercando? Mi hanno ovviamente subito dopo detto il motivo per cui erano là, che in seguito alle perquisizioni che venivano fatte per il soggetto chiamato una bomber, no? Veniva effettuata anche questa perquisizione a casa mia. E quindi è cominciato un po' di attese e ovviamente di invasione di casa, perché alla fine erano 16 persone, lei si può immaginare una piccola casetta, 16 persone. La cosa che ho notato subito era una grande incapacità nel valutare le cose che trovavano, nel senso che
A me piace molto il bricolage, lavorare in casa e così via. E mi ricordo che la sera, quando è finita la perquisizione, che erano le 8 di sera, hanno portato via una serie di scatoloni, ma molti scatoloni. Con dentro cosa? Poi di tutto. Avevo antifurto, avevo centraline, avevo cavi, avevo tutto quello che hanno trovato sostanzialmente. E hanno portato via questi scatoloni, mi hanno lasciato anche perplesso, ovviamente li ho dovuti seguire in questura per firmare il verbale, ma francamente non ero ancora preoccupato, nel senso che sapevo di queste perquisizioni, non avevo nessun dubbio che io non c'entravo niente, quindi... L'ingegner Zornitta, è bene sottolinearlo, non è il solo su cui la polizia ha posto l'attenzione. In questo periodo ci sono centinaia di perquisizioni in atto su tutto quanto il territorio. Tra i documenti che abbiamo ritrovato c'è una delle tante richieste del gruppo investigativo alle procure di Venezia e Trieste di procedere con la perquisizione a carico di una lista di soggetti. Eccola. Sono 15 persone, tutti maschi, tutti residenti più o meno nella stessa zona e tutti quanti in linea con il profilo che il Superpool e l'FBI hanno stilato. Di ognuno di loro la polizia scrive un resoconto dettagliato. Lavoro, abitudini, relazioni familiari. Ed è all'undicesimo posto che troviamo Zornitta Elvo. L'ingegnere, come gli altri sospettati, ha un'età congrua, ha sempre vissuto nell'area identificata dall'FBI e, secondo le indagini, avrebbe le competenze tecniche per costruire un ordigno e frequenterebbe abitualmente i supermercati controllati. La polizia esce dall'abitazione di Zornitta con la sensazione che forse una possibile svolta del caso potrebbe nascondersi all'interno dei tanti scatoloni che sta caricando sulle auto. 26 gennaio 2005, Treviso. Sono le 9:30. 20 studenti della seconda B delle scuole medie di Badoere di Morgano, un paesino della provincia di Treviso, si riversano vocianti lungo Via Verdi. Sono accompagnati da due insegnanti che li stanno portando ad assistere a uno spettacolo del teatro Ridens, una rassegna per ragazzi, frequentata da molte scolaresche, che venendo a piedi dalla stazione passano per quella strada. Su una balaustra sono appoggiati in bella vista due ovetti gialli, quelli che contengono le ambitissime sorprese Kinder. Uno dei ragazzini li vede. Sembrano essere quasi lì per lui. Una tentazione irresistibile per qualsiasi bambino di seconda media. MP si avvicina, li sfiora con un dito, ma non li prende in mano. È in gita con i suoi amici. La sua voglia di giocare con gli altri è più forte della curiosità di scoprire cosa c'è dentro i due ovetti. Il primo pensiero è fare due tiri usandoli come palloni improvvisati. MP tira un calcio a uno dei due contenitori gialli, che appena sbatte contro il muro. Ancora i bambini. Questa volta per fortuna non ci sono feriti. Ma come nell'attentato a Francesca Girardi, una bomber sembra voler giocare sadicamente con il destino delle sue giovani vittime. Anche perché uno dei due ovetti, come scopriranno in seguito gli inquirenti, non presentava alcuna carica esplosiva, ma un semplice pupazzetto. Se ti va bene, vinci un premio. Se ti va male, perdi una mano. Sulla firma dell'attentato non ci sono dubbi. C'è la classica batteria da 1,5 volt, c'è il solito innesco a strappo, studiato per esplodere appena l'ovetto fosse stato aperto con le mani, e anche il posizionamento dell'ordigno è perfetto, come sempre. È stato messo in un punto che dista solo 250 metri dal tribunale di Treviso, ma in cui non c'è nessuna telecamera di sorveglianza. Dopo 9 mesi e 24 giorni dall'ultima esplosione, una bomber è tornato. E, ci avete pensato, si è spinto ancora più lontano, molto più a ovest, rispetto alla sua classica area d'azione. Treviso città. Gli ordigni non erano mai arrivati da queste parti. Una bomber si sente braccato dal lavoro del Superpool? Si è sentito costretto a spostarsi lontano dal suo terreno di caccia per eludere gli occhi delle forze dell'ordine? Quella mattina, stiamo parlando del 13 marzo del 2005,
era innanzitutto domenica, e ci siamo diretti alla messa. Se non sbaglio era vicino Pasqua, quindi era anche una messa relativamente importante, no? La voce è quella di Greta Momesso, una ragazza di 23 anni che studia neuroscienze cognitive. Da grande vorrebbe fare la ricercatrice per applicare i suoi studi alla riabilitazione dei pazienti colpiti da patologie nervose. Il 13 marzo del 2005 Greta è una bambina di 6 anni che, come ogni domenica, va con la sua famiglia a messa nella chiesa di San Nicola Vescovo a Motta di Livenza, in provincia di Treviso. Noi siamo sempre arrivati in ritardo e chiaramente siamo rimasti in piedi. Questo è un particolare importante perché io avevo appena compiuto 6 anni e quindi cosa fa un bambino di 6 anni in piedi un'ora e mezza ad ascoltare un uomo che parla di un tizio nato 2000 anni fa? Si annoia. E quindi ho cercato un modo per non tediarmi più del dovuto e adesso sono rimasta attratta da queste candele che erano in fondo alla navata destra del Duomo. Durante la pausa dell'Eucarestia, naturalmente io avevo 6 anni, quindi non ho potuto fare l'Eucarestia, ho approfittato di questa pausa mentre tutti gli adulti si muovevano per avvicinarmi e accendere un cero. Ovviamente i ceri non erano di cera, ma è un cero votivo elettrico, di quelli bianchi, trasparente anche abbastanza. Quindi in questo sta anche la raffinatezza poi dell'ordigno che è stato inserito, perché io non mi sono accorta di nulla, per quanto possa accorgersi un bambino di 6 anni. E ho provato inizialmente con la mano destra a scegliere qualcuna tra il mucchio e provare ad accenderla. Cioè, significava letteralmente inserire la candela nell'apposito contenitore per innescarla. Probabilmente faceva una certa difficoltà perché comunque era molto più alto rispetto a me il baldacchino, insomma, dove si dovevano mettere le candele. Vedendomi in difficoltà, una signora si è avvicinata a me chiedendomi appunto cosa stessi facendo, così, e mi ha aiutato in questo gesto. Mi ha suggerito di provare con la sinistra, così che anche lei potesse mettere la mano sopra di me e aiutarmi insieme ad innescare, cioè ad accendere la candela votiva. E così si è fondamentalmente accesa la candela con l'ordigno all'interno. L'unico ricordo che ho del momento esatto dell'esplosione è veramente semplicemente il colore grigio. Probabilmente perché si è alzata una quantità appunto di polvere, o non so bene il gergo tecnico, sta di fatto che anche mio padre poi mi ha raccontato che io sono rimasta sostanzialmente in piedi, coperta di schegge di fronte all'altare, alla navata destra appunto dove c'era l'altarino con le candele. Non ho sentito dolore, non ho pianto, non credo di aver sentito dolore per il semplice fatto che non sei in uno stato di shock fisico, per cui il tuo cervello ti protegge dal dolore, infatti, o meglio, ti protegge anche dal ricordo di quel dolore. Infatti io non ho ricordo alcuno di quel momento esatto, se non appunto il colore grigio, suoni, gente che urla, rumori di gente che scappa, nient'altro di più. Suo papà la prende in braccio e in mezzo a quel frastuono la porta fuori sul sagrato della chiesa, dove una dottoressa la soccorre cercando di tamponare il sangue che le esce dalla mano. Greta ha il volto coperto di schegge. Il timore principale è che perda la vista come altre vittime di una bomber. Le operazioni chirurgiche a cui viene subito sottoposta riescono a salvarle la funzionalità dell'occhio. Una bomber però l'ha menomato in maniera permanente la mano sinistra. Dopo quanto tempo, diciamo, ti sei ripresa, sei tornata a scuola, hai ricominciato a vivere normalmente? Dopo diverso tempo, se non sbaglio. Ecco, questi particolari, diciamo, burocratici, io ne conosco pochi, nel senso che ho ben in mente com'è stata poi la risoluzione dell'emotività. Oppure dello scontro, sì, perché è stato anche qualcosa di violento poi alla fine con la realtà.
A livello emotivo è stato complesso anche da quel punto di vista, nel senso che io avevo 6 anni, ma anche i miei compagni, i miei coetanei lo avevano, e quindi è stato difficile anche da spiegare. Motta è un paese piccolo e non sempre c'è l'apertura mentale corretta, o comunque, sai, è successo in una chiesa, il luogo in cui è accaduto ha determinato poi come la gente si approcciasse all'evento, nel senso, la chiesa è un luogo, la casa del Signore, no? Il luogo rituale cristiano, e quindi c'è l'associazione di un evento così traumatico, così umano, troppo umano, diciamo così, un evento traumatico del genere, una profanazione anche della casa del Signore, ecco, la gente secondo me l'ha un po' percepita così, un po' una profanazione di un ambiente sacro. Secondo le persone, la sensazione è quella che comunque tu sia stata in un qualche modo scelta dal sì. fato, insomma, esatto. Da... ok. Esatto. A me ha dato più sofferenza, ecco, come gli altri, i coetanei, gli amici, sì, per lo più i ragazzi intorno a me, insomma, i miei coetanei, i miei compagni, vedevano in me qualcosa da allontanare, piuttosto che... io non ho sofferto di questa mano, cioè non ho... anzi, tuttora dico che non ho... quando la guardo vedo tecnica e scontro, nel senso che c'è chi con la sua sicuramente intelligenza ha optato in maniera non virtuosa per fare del male, e chi invece ha ricostruito sempre con l'intelligenza, e quindi è scontro, cioè è una battaglia, chiaramente, no? C'è un termine greco che si chiama farmacon, cioè è farmaco. Farmacon è una parola che mi piace tantissimo perché esprime esattamente questo. È un unico termine, ma che significa antidoto, l'antidoto cura, è una medicina, ma allo stesso tempo farmacon significa veleno. Qual è la differenza tra un veleno e un antidoto? Dove sta? Sta nell'equilibrio. E io penso che sia esattamente questo, cioè almeno quando vedo la mia mano io penso a un farmacon. È stato veleno quello che l'ha portata ed è stato equilibrio quella che me l'ha riportata. Ti darebbe soddisfazione scoprire chi è stato? Allora, scoprire chi è stato... ascoltavo molto De André quando avevo 16 anni, 15-16 anni, e c'è nel testamento di Tito una frase stupenda che per me... è esattamente come io penso a chi può aver fatto un ordigno atto a, sì, a colpire un altro essere umano. Io penso che, ed è la frase di De André, nella pietà che non cede al dolore, madre, ho imparato l'amore. Questo dice. E per me è esattamente così, nel senso che io non provo minimamente rancore per questo, questa o questi. Però se da un lato è vero questa frase di Andrea, è vero anche che c'è la giustizia, ed è vero anche che sarebbe giusto sapere chi è, nel senso che è giusto che ci venga dato un nome, è giusto non che questa persona paghi, ma che questa persona venga aiutata. Magari questa persona, sai, potrebbe essere molto vecchia, però è sopito, no? Non è stato curato, non è stato educato, non è stato compreso. Cioè, penso che questi gesti che sono stati compiuti fossero un grido di profondo dolore. Non è pazzia, non è un mostro. Questi termini, il mostro, non esistono i mostri. Cioè, dopo i 5-6 anni ti rendi conto che non esistono più i mostri, come non esiste più Babbo Natale. Sono proiezioni della nostra mente per non vedere che in realtà una bomber è colpa nostra, probabilmente, cioè di una società che l'ha portato a fare un gesto così estremo, psicopatico,
da dover puntare a meno male gente, occhi, mani, ma di sicuro c'è un messaggio, di sicuro c'è, o meglio, non lo so se forse è una mia illusione, ma io sento che c'aveva qualcosa da dirci e che noi non l'abbiamo capito. Ed è vero quello che dice Greta. I serial killer, ma anche un attentatore seriale come una bomber, sono il risultato di una società che evidentemente non è pure perfetta come crede di essere. Questi criminali e le loro azioni sono come i sintomi, le espressioni evidenti di malesseri radicati, di malattie ben più profonde. Sono come la reazione autoimmune che un corpo malato si infligge. Una bomber non colpisce per un raptus, ma per ferire il cuore della comunità in cui lui stesso è nato e cresciuto, come per volersi vendicare. Una bomber è come se volesse svelare attraverso le sue azioni sadiche e deviate le ipocrisie di una provincia fatta di piccole comunità chiuse, di cui l'attentatore sembra voler mostrare la natura più intima e oscura. Quella che mischia una religiosità cristiana conservatrice al misticismo esoterico pagano che caratterizza le tradizioni secolari delle Alpi orientali. E questa analisi antropologica non è solo un'appendice culturale di questa storia. La sensazione che ci sia qualcosa di profano è reale. Il bombarolo, infatti, come ormai è chiaro, colpisce molto spesso nei giorni più importanti del calendario cristiano. Il giorno dei morti, il Natale, la Quaresima, la Pasqua. Per questo, il filo religioso che sembra legare tutti gli attentati di una bomber diventa una pista credibile anche per gli inquirenti. Pensateci. La sequenza con cui sono stati colpiti i luoghi di culto sembrerebbe indicare una logica eucaristico-religiosa che potrebbe guidare la mente deviata di una bomber. Eccola. 2002. La confessione. Una bomber colpisce il confessionale del Duomo di Cordenons, che simboleggia il primo sacramento a cui ogni cristiano si sottopone per rivelare i propri peccati e purificarsi prima di mangiare quello che per il cattolicesimo è il corpo di Cristo. 2004. La penitenza. Una bomber nasconde un ordigno nell'inginocchiatoio della chiesa di Sant'Agnese, che è il luogo in cui ogni fedele chiede pietà al Signore ed espia i suoi peccati. 2005. L'offerta. Una bomber mette una trappola esplosiva in un cielo votivo nella chiesa di Motta di Livenza, l'oggetto con cui solitamente il fedele celebra la benevolenza di Dio. A questa lista mancherebbe soltanto l'Eucaristia, il momento più alto della liturgia cristiano-cattolica, il momento in cui la divinità, Gesù Cristo, è presente nel corpo, nel sangue e nell'anima. Un momento che non può mancare nella vita di un cristiano praticante. La componente religiosa negli attentati è forte, e gli inquirenti cercano indizi di una qualche relazione conflittuale tra alcuni soggetti attenzionati e la religione cristiana, e cominciano così a porre domande ai sospettati. Ma ciò che ottengono sono solo suggestioni, come quella che leggiamo in una relazione della polizia che ricorda un episodio avvenuto durante la prima perquisizione in casa dell'ingegner Zornitta. Eccola. Interpellato dal personale operante sul suo rapporto con la religione, lo Zornitta è stato colto da una crisi di pianto. Sull'argomento ha poi dichiarato di essere sostanzialmente un cristiano credente, molto legato ai tradizionali dogmi religiosi. Dal 2001, però, anno in cui al fratello è stata diagnosticata una grave malattia, la sua fede non è più assoluta, tanto che egli non crede più nella capacità di Gesù di concedere la grazia e neppure nel potere della Chiesa di intercedere con Dio. Una suggestione, dicevamo, niente di più. Ma basta una suggestione, a volte, per farci smettere di credere in ciò che vediamo, che possiamo toccare. Basta una suggestione per cominciare a credere nei fantasmi. Fantasma, il caso una bomber, è un podcast scritto da me, Marco Maisano, Ettore Mengozzi e Francesco Bozzi. Riprese, Giulio Rondolotti. Musiche, montaggio e sound design, Riccardo Garifo. Supervisione tecnica, Gabriele Rosi. Responsabile della produzione, Danny Stucchi. Una produzione, One Podcast.